Allora, diamo il benvenuto alla dottoressa Sabine Fresh, la direttrice della manifattura della Fondazione Lisio. È veramente con molta gioia che vi presento questa persona straordinaria che ci parlerà un po', ci racconti un po' degli aneddoti o comunque delle cose particolari che sono accadute durante la sua carriera. Direi le cose più particolari, forse una cosa che mi è rimasto impresso, non è proprio un aneddoto, però quando ci è capitato 4 anni fa questo progetto a Dresda, che è un progetto estremamente particolare, perché ha diciamo storicamente, io sono tedesca perciò sono ingabbiato in questa cosa lì, il fatto è questo, il palazzo reale di Augusto il Forte II, che non era solamente il granduca della Sassonia, ma anche il re della Polonia. Lui, quando il figlio si sposò nel 1750 con la Maria Teresa, non quella attuale che conosciamo noi, ma sempre l'Austria, lui aveva l'idea di voler diventare l'imperatore. Per fare questo lavoro doveva fare un matrimonio estremamente di lusso, e infatti durò 3 settimane. Il palazzo reale all'interno ha un appartamento reale, e questo è il lavoro che noi poi abbiamo seguito, che era fatto solamente per questo matrimonio. Infatti nel letto a baldacchino che abbiamo fatto insieme con la curatrice di Dresda, è una cosa particolare che però non è mai stato usato come letto, ma era solo di rappresentanza. Lui era innamorato di Luigi XIV, c'era il sole, perciò molte cose che si vedono lì dentro si trovano anche ovviamente a Parigi, a Versailles. La cosa particolare di questo lavoro era che era tutto da ricostruire, perché il palazzo era completamente raso al sole nel 40, fine 44, inizio 45, quando Dresda bruciò. E ovviamente anche questo palazzo andava in rovina completa. E allora nel 98 hanno deciso di ricostruire tutto uguale come era. Una follia sotto un certo aspetto, anche sotto l'aspetto di restauro, perché ci sono queste due linee, no, del restauro. Ci sono quelli che conservano e ci sono quelli che ricostruiscono come era prima. Qui è fatto la seconda parte, come in Inghilterra in pratica. E allora a questo punto veniva fatto perfino, io mi ricordo quando arrivò i primi pezzettini, cioè erano pezzettini minuscoli così, del velluto, perché avevamo da fare il velluto e il famoso drap d'or, un lavoro estremamente particolare. E dopo tanti tentativi che hanno fatto un po' in tutta Europa, e quello l'abbiamo scoperto dopo, sono approdato da noi e noi siamo riusciti di farlo esattamente uguale come era l'originale, in odito, cioè in seta, in trama, che era un filo di oro, che era 24 carati, perciò una cosa estremamente particolare, con l'anima di seta. Le cose che mi sono rimaste impresse era che all'interno di questo filo d'oro, questa anima di seta aveva una tonalità tra una cipria e giallo, e doveva essere esattamente il colore originale, che poi attraverso i chimici di Dresda ci hanno dato l'informazione, veniva fatto poi in Francia, perché in Italia non si fanno più, e però noi abbiamo fatto le prove, e c'era il primo filo che è arrivato, perché ha un po' di apertura, quando la lametta va girato intorno al filo di anima di seta, e allora ci vuole un pochino di spazio nel modo che la luce va sopra e cambia colore. Incredibile. Perciò l'oro non è l'oro solo, è una cosa veramente che mi è rimasto impresso. La prima bobina, che erano bobine piccine piccine, che abbiamo ricevuto per fare la prova, l'abbiamo mandato a Dresda e loro hanno detto no, l'interno, il colore cipria non è esatto, c'è troppo giallo dentro. Allora questo povero uomo che faceva questo filato ha dovuto rifarlo, e poi dice anche lo spazio quando viene avvolto intorno è troppo grande. Lei non ha idea, noi abbiamo lavorato anche con le fotografie di macro proprio, dove non si riusciva a immaginare come veramente in natura era, però siamo riusciti a farlo. Allora abbiamo fatto questo, abbiamo fatto il campione, è stato approvato e sono più di 2 anni che si lavora su questo telaio. Ora abbiamo finito finalmente, perché erano 2 tipi di oro, uno frisé e uno glacé. Il glacé vuol dire che il filo è praticamente pari, cioè tutto avvolto pari intorno, mentre il frisé ha del spazio un pochino più grande e poi esce quasi fuori, sotto il microscopio sembra come zigzag. Allora, quando lei tesse, ha un effetto
più opaco, più come se fosse vivo, mentre l'altro è più piatto. Se vivano queste due cose, e poi mi quieto qui perché è affascinante, si potrebbe parlare per ore, questi due servivano per l'applicazione sul il velluto sul adaptor, perché era il posto, normalmente viene messo l'oro sul velluto. Qui Agostino di Foto voleva fare una cosa particolare, allora che cosa succedeva? Tutta questa meraviglia di oro e di fondo, sopra questo vengono tagliati a pezzettini sul disegno il velluto che noi si faceva. Questo velluto deve essere talmente fitto, inordito e in trama, che quando lei taglia non si sfila, perché normalmente lei taglia un pezzo di velluto normale e si sfila tutto in mano. E questa era la seconda sfida, di fare un velluto che era estremamente fitto. Il nostro originariamente è già molto più fitto di tutti gli altri, quello fatto su mano, sul telaio a mano, mentre questo era 4 volte più fitto. Infatti dopo abbiamo capito, perché quando si tagliava non usciva fuori neanche un pezzettino dello dito del velluto. Incredibile, un gioiello vero e proprio. Era un vero gioiello, ma poi anche io ho visto il lavoro che facevano, è una pazzia, perché io lo faccio vedere qui sopra, per esempio, se lei deve tagliare un pezzettino così per applicare, poi ricamandolo sopra con un filo particolare sul oro, è una pazzia pura. Allora, loro sul rovescio mettevano la colla, poi, visto che qui va anche un po' nel campo restauro, probabilmente chi lo vede lo capisce e lo sa già, una colla vegetale, il disegno per poter tagliarlo. Allora, poi veniva tagliato, poi veniva applicato sul disegno che era sull'oro, ma era, il disegno non era sull'oro, ma era su una carta trasparente. Era una cosa incredibile, cioè noi abbiamo anche delle foto di questo. C'è un'opera ingegneristica. Sì, cioè, era una delle cose più incredibili che abbiamo visto. Abbiamo oltre la tessitura, cioè sì, qui alla tessitura viene aggiunta veramente una... Perché poi noi abbiamo lavorato insieme con loro, e quello era importante. Noi abbiamo imparato, ma anche loro hanno imparato, perché seguire passo dopo passo sul telaio le problematiche, ma anche le migliorie e che cosa si può fare, io credo che questo sia incredibile. Ma questa è la nostra passione, il nostro lavoro, perché da un lato si lavora per privati, logicamente, nell'arredamento, lavoriamo nella moda, okay. Poi abbiamo il grande partner, non del restauro direttamente, facciamo anche questo, però nella ricostruzione di stoffe antiche che sono a pezzi, che loro vogliono fare come parati, che vogliono rifare delle sedie, delle poltrone, delle tende, ma molto le parate. Infatti noi abbiamo qui un pezzo di una ricostruzione del Palazzo Villanov a Varsavia e nel Polonia, che anche questo. Era il castello del re. E questo è stato forse una delle ricostruzioni, la prima costruzione molto particolare. Qui si vede la foto dove poi è stato applicato, con il vuoto dove si metteva i quadri, perché non si sperperava, si metteva giusto lì dove era visto. Questo qui è molto molto particolare, perché una parte del disegno c'era, però c'era da completare il disegno in sé, il rapporto. La cosa particolare che mi ha raccontato sempre Oriana, la nostra capa, la nostra maestra delle tessitrici, che questo... Indiscussa. Lei è la mamma di tutti, perciò. E questa colorazione, che non è un tinta unita come si vede, ma si vede nel secondo momento. E allora quando venne il piccolo pezzo per poter rifare questa stoffa, si sono accorti che non era un colore solo, ma erano 8 tonalità di celeste. E questo devo dire che è stato uno dei capolavori di Oriana, di mettere questi 8 colori insieme, perché come fa di tirare fuori questo? Perché un velluto non tira fuori i colori. Certo. Può indovinare, perché sono pezzettini, sono miscoli. Questo mélange, che poi esatto. è come e non si fonde quasi col fondo, nel senso esatto. Che è talmente armonioso che la sfumatura... lo segue, diciamo. È particolare, no? Anche perché non si annoia, l'occhio non si annoia guardando sopra. E allora qui il fatto di aver rifatto una cosa come era all'epoca era praticamente poi la base di arrivare a Dresda e di rifare esattamente l'effetto. Infatti la dottoressa Schneider, che è la curatrice del progetto, quando è venuta qui ha detto: sappiate che voi tessete uguale, identico come le tessitrici,
i tessitori del 1750. Bellissimo. L'unica differenza è la persona, perché il telaio è stato fatto apposta. Questa era un'altra emozione, di rifare telaio all'epoca con il nostro operaio meccanico che ci ha dato una mano per ricostruire. Infatti questo che lei vede, noi abbiamo due telai che forse lei aveva visto, che fanno il veluto. Sì. Uno è completamente ex novo, da pezzi vecchi che sono stati in magazzino e l'abbiamo tutto rimesso. La macchina sopra è stata pulita perché l'avevamo, non si buttava via niente, neanche un bolone, perché non si sa mai come può essere, certo, di aiuto. E poi anche l'altro del raptor, quello è stato completazione fatta apposta, cioè costruito apposta per la stoffa. Uno per quel tipo di velluto e l'altro per il raptor, che sono tutti e due unici in questo caso. Perciò era lì di dover fare le prove, non è che uno mette lo lì e si comincia a tessere. Si fanno prove dopo prove, si aggiunge il filato e magari un capo e un dito, si aggiunge uno, certo, in trama, eccetera, finché si arriva a quello che viene approvato dall'altra parte, perché ci siamo. Perciò sì, è stata un'emozione, credo, per tutti. Ancora ci siamo fino all'anno prossimo con il velluto. Incredibile. Perciò. Io vi faccio i complimenti perché è una realtà, dal mio punto di vista, che supera anche la concezione di un mercato di alta gamma. Secondo me va oltre, sì, e contiene in sé veramente tante specializzazioni e tanta cura per la storia e tanta proiezione, secondo me, anche nel far bene nel futuro, no? Sì, questo, cioè, voglio dire, è una cosa particolare, ma quello anche che ci piace, perché se si facesse solo come loro tessitori o i miei piccoli clienti o della produzione, sarebbe noioso. Sì. Poi c'è il famoso detto dell'artigiano, no? Più complicato è una cosa, certo, più è la sfida e più ci si diverte. Veramente. E questo credo finché esiste questa cosa qui, e qui l'ho trovato, qui tutti ce l'hanno, nessuno dice sì, mai no. Allora si riesce a fare grande cosa. Bellissimo. E questo è una unicità. E poi bellissimo come anche la dottoressa, che comunque, come si è compreso, non è italiana, quindi ha origini tedesche, e abbia veramente traspirato queste nostre arti, perché comunque questa alla fine è la vera Italia, no? È l'Italia che vogliamo, sì, è l'Italia che vogliamo far conoscere. È fantastico, è veramente emozionante tutto ciò. Cosa che ci permette, se mi permette di dirlo, ci, sì, permette anche di elevarci, elevarci su tante altre, sì, realtà, tanti altri paesi che magari sono molto più, diciamo, forti nel senso dell'industrializzazione, che però in pratica non hanno più artigianato. Certo. E la paura non che è anche software, qui, come si dice, no? Sì, no, magari ma hanno qui manca. Hanno è quello, software, perché non esistono libri, certo, non esiste nessun'altra cosa, ci sono solo, certo, le informazioni, trasmettere la conoscenza di, certo, un artigiano all'altro. Proprio anche credo che lo sentiate come dovere, no? Sì. Il fatto veramente di, sì, trasferirlo. Sì, particolarmente qui nella fondazione. Sì, molto, molto, è una realtà veramente incredibile, è veramente eccezionale. I clienti, i vostri clienti, ovviamente che spaziano dalla moda, sicuramente ci saranno stati dei brand, sì, certo, importanti e dall'arredo. Come sono geograficamente dislocati? Cioè, credo ci sia un'apertura internazionale, no? Mi ha parlato, sì, già delle case reali, per cui sì, sì, sì. Io dico però siamo quasi ancora, abbiamo dell'apertura verso l'America ovviamente, e ora ultimamente anche verso la Russia, però io credo che vedo un pochino la clientela che abbiamo, quasi è sempre Europa. Europa, certo. Cioè poi c'è l'America che è il mercato importante per noi logicamente, anche sotto, sì, l'aspetto ovviamente economico, come, sì, la Russia, però diciamo tutto ciò che siano dei castelli, siano le case moderne, le case semplici, i restauri eccetera, ci muoviamo un po' in quella, diciamo, Europa ampia. Ampia. Questa è un'altra cosa, una domanda che mi viene in questo momento spontanea, nel senso, dal mio punto di vista io ho osservato e ammirato campioni che secondo me sono di una modernità straordinaria, quindi lei che è ancora più addentro, diciamo, a tutto ciò che viene prodotto, no, nel contesto della Fondazione Elisio, e sono effettivamente tessuti da relegare solo a dimore storiche o comunque rifacimento di situazioni, diciamo, non lo so, medievali, rinascimentali, eccetera, o effettivamente è il plus ultra del lusso arredare
le dimore moderne. Lei lo diceva giusto, perché molti che arrivano qui credono che facciamo i soliti medaglioni, le solite cose, che è sempre stato fatto per una sedia. Invece anche l'interesse è sempre stato, sin dal principio, di Giuseppe Lisio, di avere una gamma, oltre ad avere il Rinascimento, oltre ad avere il 600, 800, sì, eccetera, c'è stata sempre una ricerca di qualcosa di diverso, di nuovo. E noi continuiamo questo, diciamo, messaggio che lui ha messo, nel senso di lavoriamo non solo con architetti che hanno 70 anni, lavoriamo anche con architetti che hanno 20, 30. Fantastico. E allora l'idea è sempre stato questo, di avere dei, non solamente i disegni moderni, in parentesi, perché si comincia dagli anni 20 con i geometrici, queste sì, cose lì. Mi permetta di prendere, certo, il campione che ho visto l'altra volta. Ma è anche il gioco dei colori, no? Perché sì, i colori generalmente sono rosso, verde, blu e giallo. E quando sì, si esce un po' da questo, lo può anche levare, si può mettere sul campo. Non succede niente. Sì, così lo possiamo vedere. Cioè, questo nei colori e nella, non lo so, nelle forme, nella tridimensionalità, è di una modernità, di una raffinatezza straordinaria, infatti, dal mio punto di vista. Questo, per esempio, è un disegno dell'archivio che noi abbiamo giocato con i colori, e di avere, invece di avere tutto tagliato, di avere riccio e tagliato. Allora dà questa tridimensionalità con, ovviamente, il gioco sì, dei colori. Sì, sì, sì. Quindi, diciamo... E questa è modernità, sì, allora io posso lavorare con architetti sì, giovani e farle sì, anche delle proposte. Sì, sì, sì. Le cose interessanti sono anche perché noi abbiamo un minimo di 5 metri soli, okay, che è molto comodo, è molto per tutto. Sì. Il, del resto loro possono arrivare anche con un disegno vecchio, un pezzettino trovato sul mercato delle pulci, dice mi può rifare questo? Allora si guarda se su quel telaio va, e poi si riproduce 5 metri in esclusiva per cliente. E quello è importante, non vogliamo essere come gli altri, non siamo mai stati così. Assolutamente. Cioè questo è lusso per me, di sì, avere un pezzo di stoffa tutto mio. Sì, 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 sì. Come questo, magari in un altro colore, però viene fatto per lui e poi un pezzo va nell'archivio, però non appare più qui. La stoffa sì, cioè il disegno, però il colore no. Quando è poi un disegno particolare, e questo è anche per il restauro importante, se io ho una sedia e voglio rifare la stoffa, però è un disegno che non esiste più, allora se vengono qui si può provare di rifarlo. Allora diventa una cosa veramente esclusiva di lusso. Sì. Per me il vero lusso è questo, di dover aspettare, perché ci vuole tempo, di dover aspettare di avere una cosa. Sì, 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 sì. È un pochino come il discorso che uso sempre delle scarpe fatte a mano. Il cliente aspetta finché ci sono pronti. Sì, sì, sì. Quando io dico ci vogliono 6 metri per 10 metri, allora diventa troppo. Certo. È una questione di, per me l'uso è proprio di l'aspettativa di qualcosa che sarà tutto mio. Fantastico. Questa è la cosa più semplice. Fantastico, fantastico. Veramente. Vede. C'è veramente da recuperare l'emozione e proprio come faccio vedere questo? L'heaviness del lusso. Questo è un disegno che è vecchissimo, è stato rimesso sul telaio ora ultimamente, e come lei vede questo che è super moderno, è semplice nel suo modo, certo, però è super moderno. Certo, anche nell'accostamento dei colori. Sì. Cioè sono questi giochi dove abbiamo una tolleranza, una varietà enorme, e il cliente può venire qui anche con i suoi sogni, ma il restauro è una delle cose. Può venire qui anche con i suoi sogni? Cioè il cliente può venire qui anche con i suoi sogni. Sì. Sottolineo questa frase che è fantastica. Si prova di fare tutto perché ci divertiamo. Questo forse è la cosa più importante come base per fare questo lavoro. La passione e il divertimento di riuscire dove i nostri antenati erano riusciti all'epoca, perché spesso si deve ritirare fuori cose che magari non ci ricordiamo neanche. E lì si vede quanto erano bravi loro. Davvero. E quindi diventa una sfida. Sì. Benissimo, sì. Ottimo, fantastico. E io non ho parole per ringraziare la dottoressa di questo spaccato, diciamo, di vita che sembra così surreale, ma che in realtà è un'aria che si respira in ogni visione qui alla Fondazione Lisio. Vi invitiamo ovviamente a venire a visitare questa bellissima realtà che dà lustro non solo alla città di Firenze, ma credo all'Italia intera e a tutto il mondo. Penso che sia veramente la punta di diamante dell'artigianato puro
e della cura e dell'amore per la bellezza e per l'estetica. Con questo vi salutiamo, io ringrazio infinitamente la dottoressa. Grazie a voi. E a presto. Un saluto dalla Fondazione Elisio.